Come riscaldare casa con l'acqua del pozzo nel tuo giardino? Lo vedremo in questo video. Ciao, oggi sono qui in una zona a nord di Treviso, anzi scusa, siamo in provincia di Pordenone, siamo a sud di Pordenone dove l'acqua corre in abbondanza. Siamo a casa di un cliente che è anche molto fortunato perché ha l'acqua che esce in maniera naturale dal terreno, quindi non c'è nessuna pompa che pesca l'acqua da sottoterra, ma esce in maniera naturale e ne ha in abbondanza. Per questo allora è stata proposta una soluzione con una pompa di calore acqua per sfruttare al massimo questa risorsa gratuita che esce dal terreno. Ti porto in centrale termica per mostrarti l'impianto. Il vantaggio di avere una pompa di calore acqua-acqua è naturalmente il COP. Il COP che è molto elevato perché stiamo parlando di COP quasi di 5,9. Ma il vantaggio veramente enorme è il fatto che questo COP è costante durante tutto l'inverno, non risente della temperatura esterna. Perché? Perché la pompa di calore lavora con l'acqua che esce dal terreno che è a temperatura costante quasi tutti i mesi dell'anno, sia per fare riscaldamento che per fare raffrescamento. Purtroppo questi tipi di impianti non sono comuni. Perché? Perché l'idraulico da bar, mi piace definirlo così, è il classico idraulico che non si forma, ma che passa magari più tempo al bar che ne è seduto in corsi di formazione. Oppure le aziende commerciali che vengono a casa tua non ti propongono un impianto così performante e innovativo, anche se di innovazione non ce n'è proprio così tanta, dato che si tratta di condizioni di tecnologia che viene utilizzata da 20-30 anni. Un'altra cosa è che purtroppo, dico purtroppo, i marchi più famosi non hanno a catalogo pompe di calore geotermiche, quindi pompe di calore acqua-acqua, per diversi motivi. Quindi difficilmente troverai una pubblicità, sulla televisione che parla di pompa di calore acqua-acqua. Ma torniamo a noi, come è realizzato l'impianto? Allora, viene presa l'acqua che esce in maniera naturale dal terreno e portata in uno scambiatore a piastre. Scusa della confusione, ma l'impianto non è ancora finito del tutto, mancano le ultime accortezze elettriche. Questo è uno scambiatore a piastre dove da una parte ci gira l'acqua che esce dalla falda, dal terreno, e dall'altra l'acqua invece che lavora con la pompa di calore. Perché lo scambiatore a piastre? Probabilmente non te lo dicono tutti, ma lo scambiatore a piastre salva la vita alla pompa di calore. Perché se l'acqua ha delle impurità, è ferrosa, della sabbia, anziché rovinare lo scambiatore che abbiamo all'interno della pompa di calore, andiamo a rovinare, tra virgolette, lo scambiatore a piastre. Quindi è un componente che va a salvaguardare la vita della pompa di calore. Abbiamo poi la pompa di calore, in questo caso è tutta all'interno, non abbiamo unità esterne, dove il solito concetto che abbiamo visto in altri video c'è il box in box, quindi il compressore e tutto il gruppo frigo nella parte sottostante che ci permette una manutenzione molto rapida in caso di anomalia. Dall'altra parte poi la pompa di calore va a lavorare su un accumulo tecnico da 100 litri, 150, e un bollitore sanitario da 300 litri, con serpentino maggiorato ovviamente per poter far lavorare la pompa di calore. Come vedi, l'installatore ha eseguito l'impianto in maniera molto pulita, con degli sfiati, ma soprattutto ha isolato molto bene le tubazioni. Questa macchina fa anche raffrescamento, quindi nel caso in cui la tubazione è molto fredda e c'è umidità nell'aria, si crea condensa e bagnerebbe dappertutto. Come vedi, c'è anche una pompa del solare termico, che lavora sempre sullo stesso accumulo, attraverso una serpentina a flangia che viene inserita nel bollitore. Allora, solare termico sì o solare termico no? La verità, la risposta assoluta non c'è. Diciamo che in questo contesto storico ne vale veramente la pena, perché grazie ai contributi, il conto energia termico, il GSE, il cliente si può portare a casa il solare termico gratuitamente, perché si ripaga ampiamente il costo dei pannelli, visto che il bollitore comunque lo deve avere. Un'altra cosa da non sottovalutare è che grazie al solare termico la pompa di calore si accende molto meno, se non quasi mai, d'estate per fare acqua calda sanitaria e quindi va ad allungare la vita della pompa di calore. Poi è vero che c'è anche il fotovoltaico, però grazie ai contributi, a mio avviso, in questo momento storico ne vale la pena
considerare il solare termico. Non te l'ho ancora detto, qui siamo in un'abitazione da 200 metri quadri di 30 anni fa, dove il cliente tempo fa ha fatto un isolamento termico interno, quindi ha previsto il cappotto interno, e l'impianto è a fan coil misto con radiatori. Quindi stiamo parlando di alta temperatura, dove solo le pompe di calore di tipo professionale riescono ad arrivare. Vorrei spendere due parole sul fatto della geotermia o dei pozzi acqua-acqua. In alcune zone, purtroppo, non è possibile utilizzare l'acqua-acqua perché la provincia o altri enti ti proibiscono l'utilizzo dell'acqua di falda per riscaldare casa. Questo lo trovo assolutamente assurdo, visto che la pompa di calore non va ad inquinare l'acqua di falda, perché tra l'altro lavoro su uno scambiatore a piastre. L'acqua semplicemente entra a una certa temperatura, ad esempio di 12 gradi, e esce d'inverno più fredda di 3-4 gradi, quindi esce a 8 gradi. Stiamo parlando di portate di 1, 2, 3 metri cubi ora, quindi portate anche limitate, e non va a creare nessun danno all'ambiente. Quindi non capisco, visto che anche l'Europa spinge per le pompe di calore geotermiche, non capisco perché in Italia, in alcune zone, debbano esserci delle restrizioni su questo tipo di tecnologia che fa molto, molto, molto meno inquinamento di una caldaia tradizionale a gas o gasolio GPM. Se sei un tipo curioso che vuole capire come funzionano le cose e hai una villetta e un pozzo con l'acqua che esce in maniera naturale, oppure un pozzo a 20, 30, 50 metri di profondità e vuoi riscaldare casa con quest'acqua, allora scrivi la tua nei commenti qui sotto, in modo da poterti mettere in contatto con uno dei miei partner nella tua zona. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.